fatemi dire una cosa sul politicamente corretto. Io ho iniziato proprio una battaglia personale, sono un po' la Don Chisciotte in questa battaglia contro il politicamente corretto. Quando io parlo della pericolosità del politicamente corretto, io non mi riferisco all'accezione della Treccani, cioè è chiaro che io pure sono a favore di un linguaggio che tuteli le minoranze, che sia rispettoso, che sia educato. Quando io mi scaglio contro il politicamente corretto, mi scaglio contro la convenzione pedagogica di chi presume di avere in tasca la verità rivelata e la vuole imporre agli altri, senza alcun vaglio critico, e lo dico soprattutto ai giornalisti televisivi, senza alcun vaglio critico delle singole questioni. Ma chi lo ha detto? Ma quali sono i parametri socio-economici? Analizziamo il problema. Cioè si danno delle cose scontate per sentito dire, perché si è captato una determinata cosa, senza andare poi nel merito del vaglio critico delle posizioni, senza salvaguardare quella che dovrebbe essere una ricchezza di tutti quanti noi, la pluralità delle opinioni. Vedete, non basta essere democratici, bisogna essere democratici e liberali, che sono una nozione totalmente diversa. Ci fu un bellissimo carteggio, confronto fra Einaudi e Benedetto Croce sul tema del liberalismo. Bisogna essere liberali, nel senso che devi rispettare l'opinione altrui, devi avere coscienza del valore della pluralità, perché nel confronto con l'altro, io ho modificato molto spesso nella mia vita le mie posizioni,